Siamo qui a Pulcinellamente con Francesco Valantoni. Francesco, che cosa pensi di questa rassegna di tutti questi bambini piccoli attori, diciamo, e dell'idea di Elpidio Iodio di questa rassegna per tutti i bambini per le scuole? Beh, ce ne vorrebbero tante di queste iniziative, perché ho visto solo un paio di cose io, perché non ho visto, ma molto fantasiose, molto di passione, per cui è sempre un bene quando ci sono delle iniziative, quando si inizia da ragazzi e quando i ragazzi hanno la possibilità di esprimere la loro fantasia guidata naturalmente da persone che insomma la sanno un po' più lunga, per cui tutto il bene possibile. Pensi che questi bambini piccoli attori che hanno fatto questi cortometraggi, questo teatro, queste scenette, insomma, pensi siano per forza dovuti essere guidati dalle loro insegnanti, o va bene che anche che un giovane regista, un regista affermato, dirige questi bambini da Napoli, dalla Campania, anche presi per strada e li mandano a Torino, a Milano a vincere vari festival, come alcuni bambini del mio film hanno vinto, diciamo? Io credo che vadano bene entrambe le cose, perché una non esclude l'altra, sono due esperienze diverse che vanno di pari passo ed è giusto che le facciano entrambe. Quindi è giusto che non solamente teatro scuola, ma anche teatro normale o cinema indipendente? Come no, assolutamente. Ok, faccio un saluto a tutti gli amici di Campania News. Ciao amici di Campania News, ciao. Un saluto pure a Mario Guida, dai. Poi, ok, faccio un saluto con Mario Guida. Ciao. Ciao.